Porcherie clientelari. Il presidente De Luca non usa giri di parole per definire la gestione dell'alto calore durante gli ultimi decenni. Una gestione che ha determinato circa 150 milioni di debiti insieme ad un'istanza di fallimento avanzata dalla Procura e che ora pende sulla società come una spada di Damocle. Dunque, se la società idrica rischia di dover portare i libri in tribunale, è colpa degli sprechi, dei superstipendi ai dirigenti, delle consulenze, delle assunzioni degli anni passati. Ciò non è più tollerabile. De Luca rivela che si sta cercando di trovare una soluzione per salvare la società, ma i tempi delle gestioni allegre devono finire. L'alto calore sconta, per quello che ricordo io e mi è stato spiegato, qualche decennio di allegria amministrativa, diciamo così. Qualcuno potrebbe dire anche di porcherie clientelari, per essere più chiaro. E quando si fanno queste cose, poi si arriva al fallimento. Quindi sono talmente pesanti i debiti accumulati che ancora oggi non si sa come ne usciamo fuori. E quindi stiamo cercando di trovare qualche soluzione per risolvere questo problema. Noi già ci siamo dovuti caricare come Regione Campania i debiti degli anni 90 nella sanità campana. Vi ricordo sempre, ricordatelo ai vostri ascoltatori, che la Campania paga ogni anno 200 milioni di euro di interessi sui debiti fatti negli anni 90. Quindi noi, l'attuale governo regionale, a fine anno stacca un assegno di 200 milioni di euro e lo regala alle banche. Una cosa che fa male. Sa quanto paghiamo di interessi sui debiti degli anni 50 che dovremo pagare fino al 2035? Il 5%. Negli anni passati gli interessi erano quasi annullati, erano interessi negativi. Noi paghiamo ancora il 5% di interessi. Allora, è una lezione per il futuro. La gestione allegra delle istituzioni la pagano poi i nostri figli.